Cari amici, pace a voi. Allora facciamo oggi un commento breve sul messaggio di Papa Francesco alla 55ª giornata per la pace. Inizierei con le sue parole. Tra l'assordante rumore di guerre e conflitti, l'avanzamento di malattie di proporzioni pandemiche, il peggioramento degli effetti del cambiamento climatico, il degrado ambientale, il dramma della fame e della sete, il dominio di un modello economico basato sul profitto, si eleva una voce profetica, un messaggero di pace, vestito di bianco. Immaginiamolo, questo uomo anziano che si alza, cammina col suo incedere, da anziano, alza però la sua voce. È il successore degli apostoli che oggi si chiama, oggi 2022, si chiama Francesco. È un uomo anziano, ma che ha una giovinezza spirituale incredibile. E cosa ci dice il Papa? Ci dice innanzitutto ad avere speranza, e per questo ci cita un passo del profeta Isaia, in cui Isaia parlava a un popolo esiliato, sfinito dalle violenze, dai soprusi, esposto all'indegnità e alla morte. E il Papa, ci dice che il profeta però guardava un futuro luminoso, lo vedeva da lontano, un futuro luminoso. Allora, speranza, speranza che non è però un ingenuo ottimismo, senza fondamento, ma si edifica sulla pace che è dono dall'alto e impegno condiviso. Allora, proprio per questo, che è un po' la partenza della sua lettera, usa un'immagine molto bella. Un'immagine plastica che ci rimanda un po' alla nostra casa comune e parla di una casa che ha bisogno di un'architettura della pace, quindi questo dono dall'alto, e un impegno dal basso, un impegno condiviso, quindi artigiani, architetti e artigiani, molto bello. Insieme si costruisce la casa della pace. E poi per poterla costruire c'è bisogno di un cammino, anzi di tre vie, parla proprio di tre vie, sono innanzitutto il dialogo fra le generazioni per edificare la pace, l'istruzione, l'educazione come motori della pace e il lavoro come fondamento della dignità dell'uomo. Allora vediamo una alla volta, ma brevemente, queste tre vie. La prima. Il dialogo fra le generazioni. Allora, Francesco osserva le sue parole in un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha causato. Alcuni provano a fuggire dalla realtà, si rifugiano in mondi privati, altri invece l'affrontano con una violenza distruttiva. E lui dice però che c'è una terza opzione, c'è la possibilità di un dialogo fra le generazioni. E perché ci sia dialogo è necessaria una fiducia di base tra gli interlocutori. E di questa fiducia reciproca, dice il Papa con forza, dobbiamo riappropriarci. Ecco, allora, ma come? Come riappropriarci di questa fiducia davanti a tanti scandali, corruzione, individualismo? Allora il Papa ci invita a guardare. Cosa dobbiamo guardare? Tanti esempi belli. Soprattutto magari in questo tempo in cui c'è stata questa crisi sanitaria globale, dice il Papa, abbiamo riscontrato in ogni parte del mondo testimonianze generose di compassione, condivisione e di solidarietà. Non dimenticare questo. Poi ci invita inoltre ad apprezzare tanti giovani che si stanno impegnando per un mondo più giusto, attento a salvaguardare il creato, con senso di responsabilità. Di fronte all'urgente cambio di rotta che ci impone questa crisi enorme, non soltanto pandemica, ma etica, sociale e ambientale. Quindi guardare tutti questi esempi per costruire un dialogo in fiducia. Poi la seconda via, l'istruzione e l'educazione come motori della pace. Allora lui sottolinea che sono come due vettori primari di uno sviluppo umano integrale, che rendono la persona più libera, responsabile e sono necessari, indispensabili per la difesa della
e la promozione della pace. Sono come le fondamenta di una società in grado di generare speranza, vera ricchezza e progresso. E per questo mi sembra che anche con molto coraggio denuncia invece, denuncia il fatto che ci siano delle spese enormi che addirittura hanno superato il tempo della, stanno superando il tempo della guerra fredda, spese enormi su che cosa? Su fondi destinati agli armamenti. Allora dice, ma bisogna invertire il rapporto, proprio a favore invece dell'educazione, dell'istruzione che costruisce la vera ricchezza, mentre l'altro, queste spese, che sono veramente solo spese, tendono solo a distruggere il mondo e la pace. Inoltre, l'ultima, la terza via, parla proprio del lavoro come fondamento della dignità dell'uomo e cita la sua bellissima enciclica Laudato Si'. Riporto le sue parole. Non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico, perché così facendo l'umanità danneggerebbe se stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale. Papa ha molto a cuore il concetto di ecologia integrale, quindi di questo sviluppo pieno della persona. E lui fa notare che uno sviluppo tecnologico che non tiene conto invece di tutte le dimensioni della persona, alla fine non crea una vera civiltà a misura d'uomo. Ecco, poi alla fine il Papa conclude con un appello a tutti. Quindi a ciascuno di noi, a partire dai responsabili delle nazioni, responsabili politiche, sociali, ai pastori, animatori e a tutti gli uomini di buona volontà. Ricorda queste tre strade: dialogo tra le generazioni, educazione e il lavoro, e ci vuole coraggio e creatività, però senza far rumore, con umiltà e tenacia, facendosi giorno per giorno artigiani di pace, e questa sappiamo che è una beatitudine del Vangelo. Beati, beati gli operatori di pace, perché ad essi appartiene il regno dei cieli. Ecco, cari amici, allora cerchiamo di mettere in pratica, qui penso che si potrebbero tranquillamente sviluppare delle tesi di laurea, approfondire enormemente questo messaggio che ha veramente le basi per una cultura della pace. Pace a voi.